Capiamo insieme l'importanza della vera amicizia. Le connessioni autentiche costituiscono il fondamento della vera amicizia, fornendo un sistema di supporto incrollabile che è essenziale per il nostro benessere emotivo. A differenza delle relazioni superficiali, le amicizie autentiche sono costruite su una base di fiducia, onestà e comprensione reciproca. Queste connessioni vanno oltre le semplici interazioni sociali, sono radicate nell'empatia e nella compassione. I veri amici offrono uno spazio sicuro in cui possiamo esprimerci liberamente senza paura del giudizio e del rifiuto. Ascoltano attentamente, offrendo preziosi consigli o semplicemente prestando un orecchio empatico durante i momenti di angoscia. Le amicizie autentiche portano gioia e risate nelle nostre vite. Ma forniscono anche un conforto durante i momenti di tristezza e di difficoltà. Nel mondo frenetico di oggi, dove le connessioni virtuali spesso dominano le nostre interazioni sociali, è fondamentale riconoscere il valore delle vere amicizie, delle amicizie autentiche. Coltivare connessioni autentiche però richiede tempo e fatica, ma le ricompense sono incommensurabili. I veri amici diventano i nostri pilastri di forza, aiutandoci ad affrontare, le sfide della vita con resilienza e grazia. Come facciamo a capire, di aver incontrato un vero amico? Quali sono i tratti chiave da cercare nelle nostre relazioni? Quando si tratta di riconoscere la vera amicizia, ci sono alcuni tratti chiave che possono aiutarci a distinguere tra il vero e il falso. Un vero amico è qualcuno che mostra costantemente qualità come lealtà, affidabilità e comprensione. Sono sempre lì per te, sia nei momenti buoni che in quelli cattivi, offrendo un sostegno e un incoraggiamento senza giudizio. Un vero amico è anche un buon ascoltatore, sinceramente interessato ai tuoi pensieri e ai tuoi sentimenti, fornendo uno spazio sicuro per una comunicazione aperta. Celebrano i tuoi successi senza invidia o competizione ed empatizzano con le tue lotte senza minimizzarle. Inoltre, non hanno paura di sfidarti quando necessario, sottolineando in modo costruttivo i tuoi difetti e i tuoi errori. Soprattutto, un vero amico si preoccupa sinceramente del tuo benessere e della tua felicità, dimostrando altruismo e facendo di tutto per avere un impatto positivo nella tua vita. Identificare questi tratti chiave può aiutarci a promuovere amicizie autentiche che resistono alla prova del tempo. Come facciamo a smascherare i falsi amici? Quali sono le bandiere rosse e i segnali di avvertimento a cui prestare attenzione? Le vere amicizie sono preziose e forniscono supporto, fiducia e lealtà. Tuttavia, non tutti coloro che affermano di essere tuoi amici hanno a cuore i tuoi migliori interessi. Per smascherare i falsi amici è fondamentale essere consapevoli delle bandiere rosse e dei segnali di avvertimento che indicano le loro vere intenzioni. Una bandiera rossa significativa è l'incoerenza. I falsi amici si possono contattare solo quando hanno bisogno di qualcosa da te o quando possono trarre un beneficio. Potrebbero scomparire durante momenti difficili o ignorare del tutto le tue lotte. Un altro segnale di avvertimento è la mancanza di empatia. I falsi amici possono mostrare scarso interesse per i tuoi sentimenti o per i tuoi problemi, spesso respingendoli senza offrire alcun supporto comp o comprensione genuina. Inoltre, presta attenzione al loro comportamento con gli altri. I falsi amici potrebbero mostrare l'abitudine di pettegolare su di te alle tue spalle o diffondere negatività sugli altri o nella vostra cerchia mettendo zizzania. Come puoi fare per coltivare la vera amicizia? Ti posso dare suggerimenti per coltivare e mantenere dei legami genuini. Per costruire e mantenere delle amicizie autentiche, richiede dello sforzo.
comprensione e volontà da investire nel nostro benessere e in quello degli altri. Per coltivare legami autentici che resistono alla prova del tempo, considera questi suggerimenti essenziali. In primo luogo, pratica l'ascolto attivo. Mostra genuino interesse per la vita dei tuoi amici, ascoltando attentamente le loro gioie, le loro preoccupazioni e le loro sfide. In questo modo dimostri empatia e crei uno spazio sicuro per una comunicazione aperta. In secondo luogo, dovete essere affidabili e degni di fiducia. I veri amici sono affidabili e puoi contare su di loro sia nei momenti buoni che in quelli cattivi. Presentati agli appuntamenti quando dici che lo farai e onora i tuoi impegni. Inoltre, investi del tempo insieme, ritaglia regolarmente del tempo di qualità per impegnarti in attività che rafforzano il vostro legame, che si tratti di fare passeggiate insieme o impegnarsi in altri hobby condivisi o interessi condivisi, questi momenti favoriscono la connessione tra di voi. Infine, celebra sinceramente i successi reciproci. Io ti ringrazio per avermi ascoltato, iscriviti al canale, metti un mi piace e lascia pure i tuoi commenti. Condividi il video con i tuoi amici se pensi che questo video possa trarne un vantaggio. Seguimi sui social, sono presente su Facebook, Twitter e ho Instagram e ho anche un profilo su TikTok dove trovi altri contenuti e altri video. Ciao!